La Ryanair torna a Pescara, notizia di poche ore fa. Armando Foschi, voi eravate stati critici nelle scorse settimane quando si era paventata l'ipotesi di un abbandono della Ryanair. Questa è una buona notizia. Secondo voi a questo punto cosa cambia per lo scalo aeroportuale di Pescara e dell'intero Abruzzo? Allora, noi siamo stati i primi a segnalare le problematiche di Ryanair, che voleva abbandonare lo scalo aeroportuale di Pescara. Non siamo contrari al movimento aereo nello scalo pescarese, siamo contrari alla gestione dello scalo così come avviene. Una pioggia di milioni di euro in due anni, 15 milioni di euro catapultati dentro le casse della Saga, quando il pronto soccorso di Pescara soffre, gli ospedali minori vengono chiusi e si mette a rischio la salute dei cittadini abruzzesi. Ieri abbiamo preso che Ryanair resta a Pescara, quindi questo ci fa piacere, perché sicuramente l'aeroporto di Pescara non diventerà una cattedrale del deserto, però siamo attenti a vedere quali finanziamenti pioveranno nelle casse di Ryanair. Devono essere finanziamenti legali. Dal punto di vista però finanziario, economico, turistico, e questa è una buona notizia per tutto l'Abruzzo. Certo, nessuno lo nega, mica siamo contrari al... anzi, se l'aeroporto di Pescara riesce a raggiungere 700.000-800.000 passeggeri è sicuramente un buon indotto. Poi dobbiamo vedere di questi 800.000 passeggeri quanti spenderanno euro in Abruzzo.